parlare del fenomeno del turismo, è il professor José Ignacio Ricciardo Galán dell'Università Complutense di Madrid, è qui per illustrarci una particolare tipologia di turismo in una zona particolare dell'Europa, che è appunto la Spagna, dove, come abbiamo già avuto modo di dire, confluiscono una serie di interessi da parte della comunità LGBT, perché appunto la Spagna presenta una geografia particolare dove si concentra un certo tipo di turismo LGBT, sia di tipo maschile che di tipo femminile. Ignacio è un professore associato in antropologia sociale e si occupa da molti anni non già di turismo LGBT, ma di una dimensione più allargata della comunità LGBT. In particolare si occupa di famiglie omogenitoriali e di temi che hanno a che fare con il genere. Noi abbiamo spiegato che anche il turismo non può prescindere dalla dimensione di genere e che le destinazioni, le motivazioni, gli incontri e diciamo i fenomeni che avvengono nei territori hanno una grossa, un grosso peso anche per questioni che attengono al genere. Quindi essere maschi, essere femmine determina una serie di condizioni come la scelta della destinazione turistica. E il professor Galán ci dirà appunto in che termini questa dimensione del genere influenza la scelta di preferenza di una destinazione piuttosto che di un'altra. Io non ho il titolo del tuo intervento. Al mismo titolo che abbiamo fatto un momento qui all'inizio. Ok, quindi diversità sessuale in Spagna, percorso storico, luoghi e sfide turistiche. Ci dirà il professore come ha articolato il suo intervento, quindi appunto adesso ti lascio la parola. Okay. Grazie mille a Fabio e a tutti voi, al Dipartimento e all'Osservatorio GLT della Università Federico II per avermi invitato a essere qui. Io sono all'Università di Foggia, 3 mesi come visiting professor. E come siamo vicino, grazie a Rosa Parisi, abbiamo fatto, chi lavora con il professor Fabio, abbiamo parlato la possibilità di venire qui a Napoli e io sono molto contento. E grazie a voi per aver venuto. Come voi vedete, io non parlo italiano. Io, quando io sono arrivato 3 mesi fa, io non parlavo niente, ora un po' di italiano, però parlerò italiano. Se no mi espresso bene o dico alguna parola che non è italiana, il professore Fabio, la professoressa Parisi, anche Rafa, puoi aiutarmi? Sì. No, il professore parlerà anche spagnolo e voi sarete così carini, non chiedere la traduzione, ok? Della lezione francese. Ok, è sbagliato di fare la presentazione in italiano, però la professoressa Parisi non abbiamo potuto revisare il testo scritto. Allora probabilmente hanno c'è parole anche per lui. Loro non se ne accorgeranno. Ok, questa presentazione io ho pensato 3 parti, però vediamo dopo se è interessante per voi o no. Una prima parte, un piccolo percorso politico, un percorso storico della Spagna, per comprendere come la diversità sessuale è stata nella Spagna o no. Perché molte volte pensiamo che la diversità sessuale è una cosa recente, negli ultimi anni, però abbiamo anche una storia
e non possiamo comprendere la situazione attuale senza sapere di dove veniamo. Dopo un po', perché io lavoro soprattutto sul matrimonio, la genitorialità e la famiglia. Parleremo un poco di questo, soprattutto per parlare del matrimonio omosessuale che noi abbiamo in Spagna. E alla fine, la terza parte, sarà il turismo LGBT, perché io so che voi lavorate su questa questione qui in questo corso. Va bene? Fino a qui? Sì. Ok, okay, gli antecedenti. Io non lo so se voi sapete, però l'imperatore romano Adriano veniva dalla Spagna, dall'Italica, e lui aveva un fidanzato, Antinos, che era una cosa aperta, tutto il mondo, lui faceva statuas, così, le statue per Antino, e tutto il mondo sapeva che le due erano una coppia. Dopo in Spagna noi abbiamo avuto sette secoli di, in Spagna, nel territorio che oggi è Spagna, sette secoli di dominazione araba. Erano un paese, erano parte dell'impero del mondo arabo, e nel mondo arabo la omoaffettività e la relazione tra due uomini era una questione che non era così strana, era proprio abbastanza aperta. Noi pensiamo che il mondo arabo oggi è chiuso, però non è stato sempre la stessa cosa. Infatti il mondo arabo è stato tradizionalmente più aperto alla sessualità che il mondo cattolico o che il mondo cristiano. Anche in Al-Andalus, che era come si chiamava, questa parte dell'imperio del califfato di Cordova, abbiamo anche i testi della relazione tra due, dell'amore tra uomini. E anche non abbiamo testimoni scritti di donne, sì, però possiamo pensare che questo harem anche qualcuna cosa succedeva là. Dopo noi abbiamo l'Inquisizione spagnola, molto famosa. L'Inquisizione voleva scrivere tutto che succedeva, tutti i giudici, tutti i giudici. Grazie al quale noi sappiamo oggi che l'omosessualità era perseguita, molto perseguita, molto perseguita, però allo stesso tempo sappiamo che esisteva, perché abbiamo tutti gli scritti, gli archivi e demás. E también, grazie a tutta questa inquisizione, soprattutto sono storie di due uomini, però troviamo anche alcune storie di due donne che erano insieme. Ad esempio, queste due, Sorines, una monja, non so come si dice monja in italiano, una monaca e una donna che erano insieme e che aveva un giudizio. E come loro, l'Inquisizione era molto dettagliata, era molto dettagliata, molto dettagliata quando scrivevano tutto il giudice, esplica anche come erano le relazioni sessuali entre le due donne, con tutto il dettaglio. Queste sono due donne, la foto è dell'anno 1901, si sono sposati, sono due donne, questa donna che si chiama Elisa, le due erano docenti in un piccolo paese di Galicia, al nord della Spagna, si sono innamorati e lei è partito, è ritornato un mese dopo dicendo che era il fratello
De Elisa, ok? Che si chiamava Mario. E alla fine ha ingannato, come si dice? Ingannato il prete e si sono sposati. E questa è la foto del matrimonio. Però alla fine, perché conosciamo questa storia? Perché alla fine hanno stata scoperta tutta la mentira e il giudice voleva inviarlo alla carte. Loro hanno huito a Portogallo e a Oporto è stato in tutte le giornali, perché non avevano la radio, l'internet, però molta gente conosceva questa storia e la gente di Oporto ha chiedato al giudice dicendo queste due donne non hanno fatto un crimine. Trovavano comida, cibo alla carcere e dopo 13 giorni il giudice ha detto che va bene, ha liberato le due donne. Un anno dopo questa è stata incinta e quando le chiedavano chi è il padre, lei diceva Mario. Okay? E alla fine tutta la storia è stato un altro scandalo e le due sono partite in Argentina e non sapevo mai. E anche qui, non so se conosci, Dalì e Lorca, Dalì che è un pintore e Lorca un poeta, e loro siamo stati insieme anche. Se vuoi un'estate, ha avuto un romance, non so come si dice, una relazione amorosa, perché si vede le lettere, le scarpe che si scrivevano al mondo. Ok. In España, los años 20, como en toda Europa, eran unos años de mucha liberación sexual. Esto no es una cosa extraña, ¿ok? Pero noi abbiamo avuto la guerra civile e Franco, que era aliado de Mussolini y de Hitler, Franco ha ganado la guerra. Pero dopo, abbiamo la Segunda Guerra Mundiale, Mussolini fuera, fuera, pero Franco 40 años en España, ¿ok? 40 años de Franco. ¿Qué pasaba? Durante i 40 años, noi abbiamo quello che si chiama il nacional cattolicesimo, che vuol dire che quello che diceva la Chiesa Cattolica era la legge. Tutte le politiche pubbliche, tutte le leggi riferivano quello che diceva la Chiesa Cattolica. E la Chiesa Cattolica era anche in potere. Primo di Franco, noi abbiamo avuto il suffragio delle donne, abbiamo degli anni 30, il aborto legale e il divorzio legale, allora tutta questa questione. Però dopo tutto questo è disapparito. Perché la Chiesa non accetta il divorzio, non accetta l'aborto, non accetta la cosa. E l'omosessualità è stata perseguita. In Spagna abbiamo il campo di concentrazione per gli uomini gay. Molto interessante perché avevano il campo di concentrazione per gli uomini gay attivi. Sapete che cosa è passivo. Così, perché così pensavano che non avevano una relazione sessuale. Okay? Però veramente era un campo di concentrazione dove doveva lavorare e la condizione è pessima. Anche per quello che non sono andato a inviarlo al campo di concentrazione, abbiamo anche l'esilio. Ad esempio lui si chiama Miguel de Molina, era un cantante molto famosissimo in Spagna, molto molto famoso. Abbiamo un film che esplica la sua storia. Ha ricevuto palizas, non so come si dice. Premi. No. Ha stato macchiato molte volte, non per la polizia e per i gruppi, non la polizia legale, però tutti i gruppi. E alla fine lui ha dovuto andare in esilio in Argentina, dove lui è stato anche famosissimo. E molti gay e
portoghesi che hanno dovuto partire dalla Spagna. Lui è Lorca, che era un poeta famosissimo, e è stato assassinato proprio per Franco. Mai si è trovato il suo cadavere. Sì. E per le donne, che passava con le donne? Questo arriva anche oggi. La persecuzione delle donne non si faceva nell'ambito pubblico, però si faceva nell'ambito privato. Era la famiglia che faceva la repressione e in molti casi si non poteva controllare le donne e inviavano le donne a, come si chiama, psichiatrico. A manicomio, sì. Dove riceveva la tortura, tutti questi trattamenti dell'elettroshock. E abbiamo anche in Spagna testimoni anche due docenti che si sono innamorati. La famiglia di una ha inviato la donna al matrimonio e lei non poteva fare niente perché dicevano tu sei loca e lei non voleva essere là, però non poteva. Sì, quasi 30 anni. Quando la democrazia arrivò in Spagna, lei è stata liberata, la sua fidanzata la aspettava, però lei aveva tanto problema psicologico a causa di questa tortura che alla fine si è suicidato. La sua compagna ha aiutato a suicidarsi. Durante il giudizio, tutta la storia è stata pubblicata, e il giudizio ha detto la sua fidanzata non è colpabile. Okay? E soprattutto la invisibilità. Tutte le donne che erano lesbiche non poteva parlare di questa questione e si credeva che erano amiche. Ok, gli anni 70, la lotta per i diritti civili e sociali. Quando la dittatura è finita, quando Franco è morto, l'anno 75, in 77 abbiamo avuto la prima manifestazione LGBT in Barcellona. Voi vedete, la più parte delle persone che sono là sono le donne trans, perché le donne trans hanno stato, almeno in Spagna, sempre alla cabeza, in testa di tutte queste manifestazioni, di tutte queste rivendicazioni. E a Madrid, l'anno dopo, 1978, la prima manifestazione, e l'obiettivo principale era la depenalizzazione dell'omosessualità, okay? Perché era tuttavia un crimine e tu poteva essere inviato alla carcere se sapeva che tu eri omosessuale. Finalmente, l'anno 1979, l'omosessualità è stata despenalizzata e abbiamo avuto quello che si chiama la movida. Non so se avete sentito parlare della movida. Le gay, le trans, le donne abbiamo lottato tantissimo, abbiamo riuscito a trovare il suo obiettivo, la omosessualità era despenalizzata, allora festeggiamo, celebrazione, andare alla disco e divertirsi. Lui è Pedro Almodóvar, non si conosce, il direttore del cinema, però è stato anche questi anni 80 un tempo di liberazione sessuale, di fiesta, di droga, sesso e rock and roll. Ok, però gli anni 90, 80, abbiamo sida o AIDS? AIDS. Le due. Ok, abbiamo VIH, il virus del sida. Voi potete vedere la mortalità per VIH-Sida, come all'inizio degli anni 80 era poco, però alla fine degli anni 80 e principio degli anni 90 una mortalità molto alta, soprattutto entre gli uomini gay anche. Questa questione dell'VIH-Sida ha fatto anche che il movimento le persone LGBT si ha vuelto alla lotta, okay? Perché abbiamo bisogno
di demandare i diritti. Ad esempio, le coppie dove una persona, l'uomo muore, è morto, e il suo compagno non aveva diritto a niente. La famiglia, che forse aveva rechazado, scacciato questo ordine, veniva e prendeva tutto, la casa, i soldi, tutto. Capisci? No. Sì. Perché legalmente il compagno non aveva nessun diritto e la famiglia di origine aveva tutti i diritti. Come accade oggi in Italia. Esatto. È uno stato attuale, sì, non c'è ancora questa legge che sarà votata fra pochi giorni, quindi nello stato attuale in morte di uno dei due partner l'altro non ha diritto a niente. Non ha diritto alla pensione, a casa, tutto che hanno fatto insieme. Non ancora. E dopo gli anni 90 voi potete vedere come alla manifestazione del Gay Pride, dell'orgoglio, noi diciamo orgoglio, se come si dice in italiano, orgoglio significa orgoglio gay, a Madrid, alla fine del 90, all'inizio degli anni 2000, il movimento ha scoppato, sì? Esploso, ok? All'inizio del 90 il Partito Socialista ha riconosciuto certi diritti, però veramente è stato di questi anni 12 regioni in Spagna hanno riconosciuto diritti per le coppie dello stesso sesso. Questo ha sito prima del matrimonio sessuale, perché abbiamo una mobilizzazione sociale per demandare questo diritto. E anche abbiamo vissuto un cambiamento sociale che, come vediamo dopo, è molto importante. Perché? E questo è interessante anche per il vostro corso. In molte città di Spagna, molte città spagnole, abbiamo visto come appariva quartiere gay. Come ad esempio Chueca in Madrid, Gaisampe in Barcelona, in Sevilla, altro che si chiama l'Alameda. Questa è una questione, non so se avete parlato di questo, questa è una questione un po' anglosajona, no? In Stati Uniti, San Francisco, in Castro, la gente che sono gay, lesbiche, si raggiungono in un quartiere. Okay. Questo ha occorrito in Spagna. Dopo parleremo un po' di questo quartiere di Chueca. Ok? Noi abbiamo anche rivisti e website gay. Questo è molto importante per creare in rete, per creare un'identità. E anche le aziende, le negozi dirigidos, chi vogliono un pubblico gay? Ah, diretti. Diretti a un pubblico gay, ad esempio. Ah, abbiamo anche referenti gay alla televisione, all'esercito, ad esempio voi potete leggere il primer militare gay, no? Un militare che è stato in una rivista e che ha detto io sono gay, io sono all'esercito. Anche lui è molto famoso in Spagna, famosissimo, è un presentatore della televisione che tutto il mondo li amano. Molto simpatico, lui ha detto io sono gay, il suo compagno si hanno baciato nella tele, prime time, tutta questa cosa. Allora molta gente ha visto questa situazione. E l'ultimo elemento che penso che è importante, in Spagna, parleremo di questo alla fine, abbiamo alcune mecca, non so se si capisce, mecca di turismo gay. Okay. Turismo gay per dove viene specialmente gente di tutta l'Europa e anche di tutto il mondo. Dopo gli anni 2000 abbiamo avuto la legge che riconosceva il matrimonio omosessuale e la legge di identità di genere.
Lei è il presidente Zapatero. Quando è arrivato al potere, lui ha detto: io farò una legge per riconoscere il matrimonio tra le persone del stesso sesso. Parliamo dell'anno 2004. Solo due paesi nel mondo avete il matrimonio omosessuale: Olanda e Belgica. La risposta è il panico morale, ok? Panico morale perché dicevano la famiglia va a essere distrutta, la sicurezza sociale va a essere in bancarrota, il mondo va a disapparecer, tutta questa cosa. Una questione di panico morale. E una resistenza forte, come questa manifestazione contro il matrimonio omosessuale. Allora, la famiglia è importante. La risposta del movimento dei gay e lesbiche è stata: tutte le famiglie sono importanti, in plurale. Okay? La principale resistenza ha venuto dalla Chiesa Cattolica, il 83% della popolazione spagnola si definisce cattolica. Okay? Però solo il 56% sono cattolico praticante. E solo, non c'è qui, 17% va a missa una vez por semana. ¿Sí? Es una cuestión muy identitaria. Yo soy católico porque yo fano el Natal, yo fano la Semana Santa, yo fano el bautismo, yo fano la boda, el matrimonio, pero no vado a misa todas las semanas y pienso que forse il prete o il vescovo non hai sempre ragione. È una relazione un po' strana, però è così, perché molti volte non domandano perché Spagna, un paese così cattolico, ha fatto questa cosa come il matrimonio omosessuale. È anche importante, gli spagnoli si considerano poco religiosi rispetto a cittadini di altri paesi europei. Per gli spagnoli la religione non è così importante come in altri paesi europei. Ad esempio, qui il grado di religiosità soggettiva, la media europea è 5, Spagna è 4.4, Italia 6.1, ok? Più religiosa, ok? E una cosa importante, anche i cattolici pensano che accettano il matrimonio omosessuale. L'anno 2015 hanno demandato, questo è non credente, cattolico praticante, cattolico poco praticante, cattolico non praticante. Demandavano: sei a favore del matrimonio omosessuale? Sì, non credente, 87, 69, 67. Quasi, incluso quello che sono cattolico praticante, sono quasi la maggioria a favore. Deve essere permessa, però senza il nome matrimonio, 38, 25, 23, 8. Non deve essere legale, solamente un 11% di cattolico praticante dicono che il riconoscimento legale delle coppie dello stesso sesso non deve esistere. Okay. È la stessa cosa per l'adozione dei bambini per coppia dello stesso sesso. Lo più importante è il cariño, la cura, la protezione dell'infante, l'orientazione sessuale non è importante. Il 74% dei cattolici praticanti dicono che sono d'accordo con questa frase. E la gente, questo è importante perché questa cadena di televisione, Univision, ha fatto una inchiesta mondiale in tutti i molti paesi cattolici chiedendo alcune questioni sul aborto, sul divorzio e anche sul matrimonio gay. Voi potete vedere gay marriage sono cattolici, non tutta la popolazione. In Spagna, il 64% dei cattolici
stanno a favore del matrimonio omosessuale, che è il paese dove più cattolici sono a favore del matrimonio omosessuale. Il seguente passo è il matrimonio omosessuale cattolico. Capisci? Sì. Allora, quasi la metà dei cattolici spagnoli vogliono che la Chiesa cattolica fa il matrimonio entro coppie dello stesso sesso. Questo è interessante, anche, perché voi sapete che alcune religioni anche fanno il matrimonio entro coppie dello stesso sesso. E un'altra cosa importante, questione importante, è il desiderio di modernità. Perché in Spagna? Perché in Spagna noi abbiamo avuto 40 anni di dittatura fascista. Quando la democrazia è arrivata abbiamo un desiderio di modernità. Abbiamo di un lato un complesso di inferiorità e volevano essere le più moderno. No? E poi, come dice Rambo, non so se lo chiesto a te, anche se era assolutamente. Bisogna essere assolutamente moderno. Ok, si comprende, no? Comprendono tutti, ragazzi. Ok. Allora, avevano in Spagna una identificazione della Chiesa con il nazionalcattolicesimo, con la dittatura e con il passato. Capisci? E il matrimonio omosessuale era perseguito come una cosa moderna e democratica. Immagina, deve scegliere entre quello che è il presentatore della televisione, chi è moderno, chi è guapo, chi è bello, chi è gay, che tutto il mondo l'ama, no? E il vescovo. Per questo è una spiegazione interessante, perché Daniel Gordillo, che è un ricercatore argentino, dice che molti paesi che hanno legalizzato il matrimonio omosessuale sono di paesi che avevano un passato recente di dittatura. Ad esempio Spagna, Portogallo, Sudafrica, Argentina, Uruguay. Allora, una parte grande della popolazione ha una coscienza di repressione e di discriminazione, non vogliono questa cosa. E questo è interessante anche perché alcune volte sentivo parlare che dicono la legge in Spagna è stata avanti della popolazione. Questo mai arriva, la legge sempre è dopo la popolazione. E la popolazione in Spagna l'anno 2004, un anno prima della legalizzazione, 66% era a favore della legalizzazione. Boh, perché voglio parlare di altra cosa, di altre cose. 2005, il matrimonio tra coppie dello stesso sesso. È molto importante perché alla fine dobbiamo pensare perché questa questione del matrimonio omosessuale alla fine affetta a una parte molto piccola della popolazione. In Spagna abbiamo avuto il matrimonio omosessuale, alla fine diciamo 50.000 persone si sono sposate in un matrimonio dello stesso sesso. Noi siamo 46 milioni e mezzo di spagnoli, perché una regolazione che affetta a una parte così piccola ha una resistenza così grande. No? E questa è una cosa a pensare. Perché cambia il modello culturale, ok? Però non c'è una questione della persona. Ogni anno più o meno 2% di tutti i matrimoni sono matrimoni di persone dello stesso sesso in Spagna. E questo è interessante, il matrimonio entre donne, due donne, all'inizio era più piccolo il percentuale, 28%, poco a poco si approssima al 50%. Perché? Perché per le donne essere apertamente lesbiche, le conseguenze sociali sono più forti che per gli uomini. Oggi in Spagna si domandavano alla gente nella strada, si chiedevano dimmi il nome di un gay famoso. Ti dicono questo presentatore è un politico, perché abbiamo gli uomini gay che sono famosi.
dimmi una donna lesbica e bisessuale famosa. Niente. Ok? Non abbiamo referenti. E questo è interessante anche per esplicare dopo il turismo e il genere. Abbiamo il matrimonio, abbiamo il divorzio, non parliamo di questo. E una cosa importante è il collettivo LGBT. E no, negli anni 70, i primi anni 80, erano contro la famiglia. Perché dicevano la famiglia è patriarcale, la famiglia è eterosessista, la famiglia non è buona per i gay, per i lesbici. Dopo il discorso è stato cambiato. Il discorso era noi siamo anche un'altra forma di famiglia e noi vogliamo essere riconosciute come famiglia. Ok? Per questa ragione hai una riproduzione per il riconoscimento sociale. Ad esempio, questa è una boda, un matrimonio, una del primo matrimonio quando la legge è stata passata. E voi potete vedere che è una riproduzione totale di simboli. Poi noi siamo antropologi che studiamo questa cosa, no? Tutti i simboli, tutto il rituale riproduceva il matrimonio classico. E la gente sperava, perché erano due uomini che si sposavano, che abbiano stato 30 anni insieme. E alcuni attivisti hanno detto: oh, però questo matrimonio è così tradizionale, noi speravamo qualcuna cosa di più differente, più rupturista. Però loro hanno detto, dopo 30 anni, perché questa era una città, una piccola città, dopo 30 anni i nostri vicini non stanno trattando come se fossimo differenti, come se fossimo cittadini di seconda. Adesso noi vogliamo dirgli, noi siamo come uomini. Ok? Voi potete vedere la gente che è là, il cammino, questo è l'uomo che si casa, che aveva 61, 62 anni, e questo è il suo figlio, perché avevano un figlio di 20 anni, la romana che l'ha portato, il sindaco che le sperava come se fosse il prete. Il discorso del sindaco era il stesso che il prete dice. Il matrimonio cattolico. Come era nel sud della Spagna? Flamenco, tutta questa cosa, la tarta. Okay. Abbiamo ancora sfide perché abbiamo ancora la discriminazione sul lavoro, abbiamo ancora la discriminazione per viaggiare, per migrare. Ad esempio, se questa coppia che è sposata trova un lavoro in Italia, non possono migrare, perché non sono riconosciuto qui come matrimonio. Se hanno figli, anche se una coppia eterosessuale può si muoversi in tutta l'Europa. Okay. E boh, la famiglia e un cavallino sono diverse, però hanno ancora preoccupazioni comuni. Ad esempio, la omofobia a scuola, la mancanza di modelli genitoriali, anche la religione, perché ancora pensiamo che omosessuali sono antireligiosi, però hanno molte persone che sono lesbiche, gay, bisessuali, transessuali, che sono religiosi e che vogliono anche essere, non so come dire, raggiungere queste due cose importanti per la sua vita, la sua spiritualità e la sua sessualità. L'aspettativa di essere genitori migliori. Io non so se voi avete questo qui in Italia, però una coppia di donne, specialmente una coppia di uomo, deve dimostrare che loro sono buoni genitori. Okay? Però nella pratica l'orientazione sessuale non ti fa piglio, però tampoco ti fa meglio. Okay? Questa aspettativa di trasgressione anche. Di un lato deve essere migliore, però dall'altro lato deve, come gli altri, però dall'altro lato deve essere distinto. Ok. E per finire questa seconda parte, il cambiamento più importante che abbiamo vissuto in Spagna, perché noi abbiamo il matrimonio omosessuale fa 11 anni. Ok? Quando io parlo, quando io esplico questa questione ai miei studenti, una volta
glielo dicono? Perché io dico, oh, questa cosa del matrimonio è una... non è scritto nella natura, è una questione sociale, è una questione dove la società, differenti gruppi, dicono qual è la definizione del matrimonio. Alla fine una è scritta sulla legge, ok? È una questione sociale. E le dicono, ricordare tutta questa cosa quando il matrimonio è stato discusso al Parlamento, ricordare l'argomento d'età, ricordare una volta una studentessa come voi mi ha detto, professore, noi non lo ricordiamo, noi abbiamo 7 anni, 8 anni, questa cosa, allora che vuoi dire questo? Tutta la gente, tutti gli adolescenti, tutta la gente giovane in Spagna hanno vissuto tutta la sua vita sapendo che due uomini e due donne si possono casarsi, si possono sposarsi. Okay? Questo è un cambiamento molto importante. E quando abbiamo fatto una ricerca nella scuola secondaria, abbiamo domandato a studenti per il suo desiderio sessuale, abbiamo fatto eterosessuale, bisessuale, omosessuale, e abbiamo chiedato, e nel futuro ti immagina, ti pensi vivendo, abitando con il tuo fidanzato, con la tua fidanzata? Seconda questione, e nel futuro ti piacerebbe sposarti? E nel futuro ti piacerebbe avere bambini? Se voi vedete, la risposta è quasi la stessa, non importa l'orientamento sessuale. I giovani omosessuali pensano convivere con la sua fidanzata o fidanzata, sposarsi e avere figli, avere infanti, praticamente il mismo percentuale. Ok, non parliamo del trans perché non abbiamo molto tempo, non parliamo della la reazione, dopo se volete parliamo un poco di questo, però... Discutiamo, sì. Sì, questo? No, parlo, sì. Perché noi abbiamo ancora l'omofobia, abbiamo ancora la discriminazione, gli attacchi, e parliamo un po' di nudismo LGBT. Questa è la terza, ma va bene? Sì. La terza parte. Ok, non so se sapete, però Spagna è il terzo paese del mondo in numero di turisti. Noi siamo 46 milioni di spagnoli, noi riceviamo ogni anno 68,1 milioni di turisti. Okay? Italia è il quinto paese del mondo per ricevere turismo. L'importanza economica è 11% dell'economia spagnola e dipende direttamente dal turismo. 12% dell'impiego, del lavoro, e tutti questi milioni di euro. Però il turismo è molto importante perché il turismo in Spagna dagli anni 60 del secolo passato è stato molto importante per il cambiamento sociale. Noi abbiamo questa questione di Franco, questa questione della dittatura molto chiusa, specialmente in relazione con la sessualità, però abbiamo anche il turismo. I turisti che venivano del nord d'Europa, francese, per noi tutti sono il nord francese, la Norvegia, scandinavi, tutto questo, avevano un rapporto con la sessualità completamente differente a quelli che abbiamo in Spagna, perché era molto chiuso. Però, ad esempio, una donna voleva essere alla spiaggia con un bikini. In Spagna stava proibito. Quando una donna ha voluto fare questa cosa, la legge è stata cambiata perché il governo non voleva perdere il turismo. Allora, in tutto il mondo, le donne norvegesi e le donne, però anche le donne spagnole, chi vedeva questa cosa nella spiaggia, diceva, ah, sì, lei posso, io anche, lei poi io posso. E anche tutti questi turisti avevano anche un rapporto con i locali, un rapporto anche sessuale, no? E penso che questo ha fatto parte di un cambio nella mentalità anche della società spagnola. Ad esempio, in Spagna, voi non potete immaginare come era
quando era chiusa la società spagnola per rapportare la sessualità. Però allo stesso tempo abbiamo Ibiza. Ibiza comincia negli anni 60, la gente era nuda nella spiaggia, il movimento hippie, droga, la sessualità, tutti erano là. Per Ibiza era una piccola isola perdita, quando la polizia e i carabinieri non arrivavano a questa piccola spiaggia, si arrivavano, erano turisti, erano stranieri, non faceva niente, ok? Il fenomeno di Ibiza comincia in questi anni 1960-1970. Io ho lavorato a Ibiza, ma non ho lavorato come ricercatore su questa questione. Una cosa che trovo interessante, come Ibiza ha riuscito a essere durante 50, 60, 70 anni un luogo dove si trova tutta la gente che vuoi una sessualità aperta, i droghi, il sole, tutta questa, perché anche oggi molta gente giovane va a Ibiza, anche gay e lesbiche. Però Ibiza non è solamente un destino gay e lesbiche, è un destino caratterizzato sessuale, dove, come è aperto nel termine della sessualità, anche i gay, anche i lesbici si trovano bene. Ok. Avete parlato del turismo gay, no? Turismo LGBT, un po'. E gli stereotipi è: i gay sono più ricci, hanno più soldi, dove Lincoln no kid, no, hanno bambini, allora possono viaggiare quando vuoi. Se tu hai bambini, tu devi viaggiare la vacanza dei bambini, per se tu hai bambini tu puoi viaggiare febbraio, quando tu vuoi. Sono più edonisti, e se non sono in coppia cercano sesso e forse coppia. Allora io non so se dice così, i gay sono una mezza calente, si dice così? Mezza calente? No, non so. Io non l'ho rivisto. Pensano che vanno a spendere molto soldi e soprattutto perché vanno a coprire i posti nella temporada baja, non so come si dice, la bassa stazione, ok? E finalmente è vero. Non parlo di questo perché è una pagina web che ho trovato di una impresa di comunicazione italiana che vendono questa questione del turismo gay alle compagnie, alle grandi aziende, che dicono che le gay sono trendsetter, readopter, opinion leader, giovani e hedonisti, chi è molto più single, vivono più con genitore, più grado medio, più creativi, più ampia disponibilità di spesa. Questo è il stereotipo di gay per le aziende di marketing. Il risultato: i gay lesbiche devono pagare una tassa rivoluzionaria. Siete così? No. Se tu vai a prendere una Coca-Cola a un bar normale ti costa 2 euro, se tu vai a prendere una Coca-Cola a un bar del genere ti costa 3 euro, perché devi pagare 1 euro di tassa rivoluzionaria, perché l'immagine è che e che hanno più tra virgolette si chiama l'euro rossa. Okay. Euro rossa. Sì. Non sapevo.
interessante per voi, perché questa impresa, questa azienda dice che è più giovane, big spender, e che i gay e lesbiche sono residenti nelle grandi città del nord dell'Italia. Allora, e nel sud dell'Italia non avevano né gay né lesbiche, secondo questa impresa. E questa impresa dicono quali sono le destinazioni tipici per le gay e lesbiche, e voi potete vedere come Spagna è una delle più importanti destinazioni per gay e lesbiche LGBT. Qui vedete il percentuale: Spagna 40%, turisti italiani 25%. E se cerchiamo turismo LGBT nella Wikipedia, vediamo che questi sono i destinazioni LGBT d'Europa. E voi potete vedere come Spagna hanno 7 o 8 destinazioni. E voglio parlare di 4 tipi di destinazione LGBT in Spagna. Destinazione urbana, ad esempio Madrid, sono di città che hanno un quartiere gay, come Madrid, come Barcellona, come Siviglia. È molto interessante in termini di quello che voi studiate qui. Abbiamo città che non hanno un quartiere gay, però che il sindaco, la città, volgono avere un quartiere gay. Intenta raggiungere bar gay e negozi gay in un'area, perché così questo può poi attirare il turismo urbano gay. Ad esempio Las Palmas, che è una città nella Islas Canarias, è la misma isola. Las Palmas è la città, la capitale, che si trova al nord della isola, che vogliono avere un pubblico gay. Perché Las Palmas, parleremo adesso di Las Palmas, è nel sud della isla. E pensano, per Las Palmas è molto buono avere un pubblico gay. Noi vogliamo un po' di questo pubblico gay, noi vogliamo che loro vengano anche alla nostra città. Ok? Un turismo del sole e spiaggia. Sitges, che è una piccola villa vicino a Barcellona. Las Palmas, parleremo di Las Palmas, Torremolinos e Sardegna. Tutte queste sono destinazioni dove molte gay, uomini gay, parleremo di questo adesso, vanno. Una novità è il turismo rurale, culturale e gastronomico. Estremadura è una regione, pensano il Molise. Immagina che il Molise vogliono attirare anche il turismo LGBT. Parleremo un po' di questo, e anche il turismo lesbico, specificamente lesbico. Il caso di Madrid, abbiamo un quartiere Chueca, che era un quartiere degradato, un quartiere dove si trovava la prostituzione, la droga e non so come si dice ricchione, tutta questa cosa che la città non voleva vedere, ok? In un momento dato, los gays van tomando questo barrio e si produce questo quartiere e si produce un processo di gentrificazione. Avete parlato di questo? E allora, adesso, con questa tassa gay, tassa rosa, Chueca ha espulso la prostituzione, ha espulso la droga, e adesso un quartiere gay più costoso che altri quartieri della città. Ok? È molto importante per discutere, perché un antropologo spagnolo che si chiama Oscar Juan dicono che in Spagna l'identità gay non ha arrivato grazie ai collettivi gay, grazie alle associazioni, ha arrivato grazie ai negozi, al commercio gay, le discoteche, le pare. Abbiamo anche un quartiere alternativo che è meno costoso, che si chiama La Pies, dove si trova anche bar queer gay, e curiosamente adesso questo quartiere è il quartiere dove moltissime donne lesbiche vanno.
perché non si trovano bene al quartiere di ricerca, che è più costoso e che è soprattutto maschile. Okay? E abbiamo anche l'orgoglio, questa questione di entrare, che è veramente un... Bueno, no, non parliamo di questo. Il caso di Maspalomas. Maspalomas, vediamo qui, perché questo è una presentazione di un amico. Maspalomas, destino LGBT d'Europa. Ok, vediamo un po'. Come è il turismo LGBT? Non tutto, per un po'. No. Non va bene. Ah no, perché questa è la fine. Sì. Ok. Che buscan los gays quando van de viaje? LGBT. Actitud institucional y ciudadana. Es decir, ¿qué piensa la gente? No. ¿Qué piensan la gente de gay y lesbique? Vediamo. Il marco legislativo, la legge che fanno l'igualtà, come percibe i locali al turismo LGBT, e hanno fatto una ricerca che turismo viene a Maspalomas. Voi potete vedere che turismo di sole e spiaggia, la prima, turismo familiare, il secondo, turismo LGBT, il terzo. La gente che vive in questa città pensa che il turismo LGBT è il terzo. Il turismo LGBT è buono per la villa, per la città o è malo? La più parte dicono è buono, 92%, perché vivono di questa questione. Il turismo LGBT suppone il pensamento del 25% di tutto il turismo che arriva in questa città, e che ha una offerta specifica per gay e lesbiche. Hoteli o alberghi che sono solo per uomini gay, come potete vedere, che fanno fiesta per uomini gay, tutto questo, sono in playa, perché la playa, abbiamo bar, club, ristorante e anche una playa. Conosce? Qualcuno conosce Maspalomas? Conosce? Abbiamo un centro commerciale dove la più parte dei locali sono locali per il pubblico LGBT. E la spiaggia, hai una parte della spiaggia che è gay. E voi potete vedere che è veramente gay, non si trova donne. A Maspalomas hai Gay Pride. No se lo dice aquí. Carnaval alemán, que es un carnaval que se hace en noviembre, pero que es un carnaval gay, y también Winter Pride. Así, durante diferentes momentos del año, siempre ocurre alguna cosa. Siempre las mismas personas. ¿Eh? Son siempre los mismos turistas. Son las mismas personas que hacen tres eventos, o son turistas diversos. Quello che vengono sono stranieri, perché la città è piccola, la popolazione locale è piccola, la popolazione locale del LGBT è sempre gli stessi, però è veramente piccola. Ad esempio il carnaval alemán, molti tedeschi vengono a questa spiaggia. Seguridà, rivista specifica, pagine web. Ok, questo è il caso di Maspalomas. Il caso di Torremolinos era anche interessante, è una città al sud della Spagna, in Andalusia, che è più turismo nazionale, perché Maspalomas, come è nelle Islas Canarias, la temporada alta, la stagione alta è l'inverno. È più costoso andare a sì. Y el verano de Torremolinos es menos costoso, continental, es más fácil para los españoles de andar en un luogo más local. Es interesante porque no tenemos tiempo, pero las imágenes del cuerpo, la edad que se vende,
è diversi, diverso. E questo è interessante anche il turismo lesbico. Come le donne non trovano, non si trovano anche comode, come si può dire? A loro agio. A loro agio. In Maspalomas, in questo luogo, hanno fatto in Spagna il suo proprio festival lesbico, che lo fanno in Mallorca, che è un'altra isola delle Baleares, e che hanno fatto Ella Festival. Ella è già festival, no? Che si vede Ella International Lesbian Festival. E che tiene también una crociera, una crociera solo per donne, che parte di Mallorca. Questo è il che si chiama VL Cruise. Questo è il turismo LGBT rurale. Il caso di Extremadura, che è una regione come il Molise, il collettivo, l'associazione LGBT locale ha fatto un convegno, un accordo con il governo regionale per fare una formazione e sensibilizzazione ai ristoranti, ristoratori, ristoranti, albergo, laboratori di tutte queste regioni per attirare il turismo LGBT. E anche hanno fatto questa festa che si chiama Fiesta de los Palomos, che è molto interessante perché il sindaco conservatore di questa città ha detto che los palomos, come si dice palomos, colomba, come si dice? Colombo, sì. Colombi è una forma despectiva, palomo, di dire che una persona è gay, in spagnolo. Despectiva, despreciativa, despreciativa di dire che... Allora il sindaco di questa città ha detto qualcuna cosa sobre los palomos, sobre i colombi, e l'associazione alla televisione, un programma di televisione ha detto come questo sindaco non le piace i palomi, los palomos, andiamo tutti a questa piccola città di Extremadura, andiamo tutti a Campobasso e facciamo una festa di palomos. Allora hanno fatto e ha diventato ogni anno più gente vengono a questa festa, l'hanno fatto 6 anni e allora tutto il mondo, tutti i ristoranti, l'albergo di questa piccola città sono molto contento di questa festa, perché molta gente viene a questa, immagina a Campobasso è adesso una destinazione LGBT in Italia, questa è la situazione. E questo è un altro caso molto interessante, è un piccolo paese di una regione di Castiglia, la Mancia, una regione molto rurale della Spagna, e questo paese ha 182 abitanti, come si dice? Abitanti, 182 abitanti. Wow. Chi ha un sindaco che è gay, apertamente gay, e che ha detto nella prensa tutti quello che ha problemi per sposarsi nel suo paese, nella sua città, posso venire al nostro piccolo paese e si sposarsi qui. E adesso si è convertito in un paese specializzato sul matrimonio gay e anche sul matrimonio in generale. Hanno 70-80 matrimoni per anno, 30% omosessuale, e incluso, vedete qui, il New York Times, sono in rivista, la televisione, Spanish Village of Rainbow Weddings. Voi potete vedere che è un piccolo paese e che ha diventato un destino LGBT. E questo è tutto. Possiamo aprire un momento di discussione, no? Abbiamo visto una realtà, abbiamo viaggiato attraverso le parole del professore in una realtà che è un po' simile e anche molto distante dalla nostra, no? Soprattutto dal punto di vista del turismo. Allora, se ci sono delle domande, così il professore ci può rispondere. E intanto la faccio io, una domanda così con piano ghiaccio. Hai parlato della solita classica dicotomia, no? Maschile e femminile. Abbiamo detto che appunto il
di genere ha un impatto sul tipo di destinazione e sulle forme di turismo. Non abbiamo parlato delle persone transgender, c'è una destinazione tipica delle persone transgender, da quelle che ci hai elencato dalla Spagna, cioè che tipo di turismo scelgono le persone transgender? Abbiamo avuto una polemica grandissima perché noi abbiamo a Madrid una feria di turismo molto importante che si chiama Fitur. In questa feria ha un corner, come dicono, un'area LGBT, e la persona che organizzava questa area aveva in mente la questione di gay, consoli, no kiss, tutto, che è molto interessante per il albergo, il ristorante, così. E in un'intervista ha detto che il turismo trans non è interessante per le aziende perché dona una mala immagine al hotel e al ristorante. Ha creato un scandalo grandissimo, alla fine ha dovuto rettificare perché veramente è stato molto dispiaciuto. Al dia di oggi penso che non ha una immagine così. Forse penso che se tu vai a Ibiza, se tu vai a Las Palomas, se tu vai a Las Palomas, tu è trans, non vas a tenere nessun problema. Non verrà nessun problema. Ok? Però sono in un contesto allargato in cui ci sono altri tipi di persone omosessuali, e invece non hanno una destinazione tipica dove solo le persone transgender sono lì, no? No. Però, dico, avete guardato una serie di televisione che si chiama questa che è una persona maggior trans. Transparente. Questa serie che parla degli anni 60-70, vediamo che hanno come si dice in italiano? Campamento, dove i bambini vanno in verano con tiendas di campagna. Campeggi e camps, summer camp, no? Campeggi per uomini che vogliono vestirsi come donne, però non tutta la sua vita, però un spazio sicuro per fare questo. Però una cosa totalmente nascosta, che non si vede. Io ho un amico che fa questa che si chiama cross-dressing. Per avere il sesso o semplicemente per gaudare. Siamo grazie a lui stiamo descoprendo tutta una rete che è nascosta di in questo bar ha una festa, però non è una festa aperta. Tu devi sapere che hai questa festa e tu devi andare lì con un'invitazione. Penso che deve avere una cosa così, però non è una cosa veramente coperta. O chi sia come questa questione di turismo gay. Che alla fine, come abbiamo parlato di Los Palomos, tutte le città vogliono avere questo. Ah, no. Chi è Más Palomas, sì. Nel carnaval, nelle Islas Canarias, nel carnaval, in Gran Canaria, si fa ogni anno una festa della drag queen. Io ci sono stata, perché sono stata in quel periodo in cui c'era questo. E leggono la regina del drag queen, che è grandissimo, in Más Palomas è grandissimo, però penso non è propriamente un destino trans, però è un drag queen, però non è proprio per le persone trans, però è più un'attrazione per il pubblico in generale. Sì, io l'ho visto in Las Palmas. Sì, è in Las Palmas. Sì. Però è molto interessante perché anche la televisione nazionale pubblica spagnola retrasmette in diretto questo che si chiama la gala drag queen del carnaval di Gran Canaria. Però vediamo che ancora non è la stessa cosa essere gay che essere lesbiche che essere trans. Domande, ragazzi? Nessuna curiosità? O commentario? Per me? Commenti, no,
sorpresivo quando ho visto questa presentazione di questa azienda, che dicono che i gay vivono nel nord dell'Italia e non vivono nel sud dell'Italia. Che pensavi poi di questa questione? Beh, di questo si può discutere. Io so, saprei quali sono, diciamo, le interpretazioni di questo dato, un po' è vero, però vorrei che i ragazzi intervenissero. Per quale motivo secondo voi c'è questo dato forte di presenza, di concentrazione delle persone omosessuali nel nord Italia? Probabilmente è un dato di superficie, ma è contestabile, però c'è una interpretazione sociologica, no? Perché come sono città, in realtà non chiamo, sono città molto più grandi, più ricche, ovviamente hanno un bacino di persone comunque molto variegato, si può aiutare. Aiutare? Non c'è neanche una legge
l'omosessualità non è un reato in Italia, quindi non c'è una legge contro l'omosessualità. Possiamo diversificare i comuni perché hanno un'autonomia, quindi automaticamente è l'autonomia comunale che fa diciamo una certa legge e quindi rende inclusivo o meno determinato territorio. Però più che parlare di legge, insomma, come diceva Ignazio, è la società che precorre, che va avanti e oltre la legge, arriva prima il fatto sociale e poi dopo la legge lo raggiunge, come adesso il DDL Cina sarà votato fra qualche giorno e praticamente conclama una situazione che di fatto esiste già in Italia, cioè quella delle coppie omosessuali, delle famiglie omogenitoriali. Anche di questo ti volevo chiedere, non abbiamo parlato, se c'è una destinazione, un destino per le coppie con figli, per le coppie LGBT con figli. No, in Spagna si fanno le famiglie accoppiate, no? Fanno diversi incontri le famiglie e cercano sempre hotel, albergo dove i bambini possono giocare, si incontrare e anche i genitori possono parlare, che è molto importante per loro perché pensate un bambino con due mamma forse non trova un altro bambino con due mamma, però quando facciano questo incontro trovano molte bambini che hanno due mamma, che hanno due papà, che hanno una mamma, che hanno un papà e che sono proprio diversi, però non abbiamo ancora un luogo dove tutte queste famiglie si trovano. Penso, non so, allo stesso tempo, perché io lavoro anche con famiglie accoppiate, ma allo stesso tempo penso che è importante per loro andare a questi incontri, però penso che non vogliono essere sempre o andare sempre a questi incontri, perché le famiglie accoppiate no? Almeno in Spagna vogliono che la sua realtà sia normalizzata, che il suo infante, il suo bambino vado alla spiaggia e un altro bambino può sapere o il mio amico ha due padre o due madre. Sì, questa è la questione. Però è vero che io faccio un'intervista, ho fatto un'intervista con un padre gay che mi ha detto una volta alla spiaggia il suo bambino ha trovato un altro bambino, siamo stati amici e quando l'altro bambino ha scoperto che aveva due padri, per il bambino non c'era problema, però e loro mi hanno detto che è stata la prima volta in tutta la vita che abbiamo trovato una discriminazione come famiglia omogenitoriale, però veramente loro dicono che era un'eccezione. Però arrivato nel luogo del turismo, nella spiaggia, in questa situazione. Riflessioni, domande? Ci sono regioni della Spagna dove l'omofobia è ancora molto forte? Ci sono regioni dove hai un discorso che dice che la regione più rurale e la regione il piccolo paese sono più omofobico, però io non hanno dato statistiche. Dipende, perché alcune volte questa area rurale può essere un'area protetta, sì. Perché un bambino, un giovane che tutto il mondo nel paese conosce e crea una rete di protezione. Come accade in Italia, dove frequentemente le famiglie omogenitoriali risiedono in aree rurali. Questo è paradossale rispetto al discorso che abbiamo fatto prima di una elevata concentrazione di omosessuali nei grandi centri urbani. Invece almeno in Italia accade questo per creare una condizione diciamo di comunità, allora le famiglie preferiscono abitare in piccoli centri rurali dove tutti si conoscono e la storia è conosciuta e nota e non ci sono aspettative rispetto a un ruolo di genitori. Però qui abbiamo anche la questione di genere, perché no? Noi abbiamo il numero di matrimonio, il numero, non è una statistica, non è una inchiesta del numero. In grande città come Madrid, Barcellona e isola come Mallorca, Canarie e Baleari,
il numero di porcentaje del matrimonio entre due uomini è più alto che la media. Nella regione più rurale il numero di matrimonio di due donne è più alto che la media. Allora, le lesbiche, sembra che le donne lesbiche abitano di più il contesto rurale e gli uomini che abitano di più il contesto urbano. Per l'omofobia, penso, non è così, non so se la comparazione è la Italia, però io penso che questa separazione nord-sud, che è molto importante in Italia, non funziona così forte in Spagna e non è nord-sud. Abbiamo parlato di questo, Catalogna è più come Milano, però non è tutto il nord. Galizia, che è il nord, è una zona rurale, anche rilassata, il sud vediamo, perché Andalusia è una regione, ad esempio, perché è stata sempre governata con la sinistra, che a livello di politica pubblica, che a livello di legge, si hanno stato sempre più avanti che altre regioni. Allora non funziona esattamente come il nord e il sud. Il Paese Basco? Il Paese Basco è anche abbastanza... Sì. Allora, se non ci sono altri interventi, ringraziamo il professor Picciardo.